Regne son le monache. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio che è in uscita con Carocci dal titolo Inventario Medievale. Percorsi, storie e protagonisti dell'età di mezzo, di Glauco Maria Cantarella, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo inventario medievale. Prego, Glauco, a te. Oh mamma, vabbè, buongiorno, innanzitutto buongiorno e grazie per ospitarmi ancora una volta. Gli amici di Italia Medievale sono sempre magnifici. Questo libro, dunque, non saprei neanche da che punto cominciare, da che punto partire, perché è nato come una serie di itinerari per il Medioevo. Considerando che partendo diciamo da Calvino, no? Le città invisibili, considerando che il Medioevo è un mondo sotterraneo, un tempo sotterraneo, perché è vero che noi ci viviamo in mezzo, ma in realtà non è che noi guardiamo una torre, ma non è che riusciamo a capire il contesto, oppure andiamo a Roma sotto l'altare della patria, lì il Medioevo non c'è più. Allora, avevo pensato a una serie di itinerari con un punto di inizio, un punto di partenza e un punto di approdo, che poi magari si incrociano, si incrociavano, e questo ho cercato di fare nel libro, che dicessero magari delle cose banali e scontate, tipo quando comincia il Medioevo, cioè quando. Quando comincia il Medioevo? Dove? Perché in Italia in un modo, in Inghilterra in un altro, poi adesso ci sono nuove versioni delle partizioni storiche, ho visto in India, in Brasile, cose. Allora, comunque, dove comincia, dove finisce? E anche lì non si scherza perché. La caduta, la presa di Costantinopoli da parte dei turchi o la scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo o Cristóbal Colón. Anche lì stiamo. Poi, questa è la cosa, diciamo, minore. Poi, il Medioevo, non lo so, Roma. Roma è una stazione, un luogo centrale per moltissimi motivi, perché è la sede del papato, perché è la città dei martiri, perché è stata capitale dell'impero, perché continua ad essere capitale, perché è una realtà, una dimensione di lunghissimo periodo, però Roma si declina in molte forme. All'interno del Medioevo. Una di queste forme che ha a che fare con la sede papale, con la corte papale, una di queste forme è la corruzione. Ma la corruzione non è un fatto solo romano, anche se noi abbiamo una decine e decine di proteste per la corruzione dei romani e della corte dei romani. Dei papi, cioè mi sembra di aver citato il caso di non ricordo se è un inglese o un tedesco, insomma, dicono che questo papa sia fatto di carne e di sangue, ma in realtà è fatto di borse di fiorini d'oro. Tutti lo sanno, tutti si lamentano, è una specie di un disco che si incantana fino a quando non arriva Lutero, il quale è sinceramente scandalizzato, scandalizzatissimo, ed ecco che gli parte un'altra cosa, un'altra storia, comincia un'altra storia e il Medioevo finisce.
Oppure il monachesimo, vabbè, di cui so qualcosa, diciamo, su cui mi sono un po' occupato, e anche il monachesimo però ha molte declinazioni. I monaci, che tipo di conoscenza di Dio cercavano? Se cercavano conoscenza di Dio, come e in che modo hanno avuto a che fare con la cultura filosofica, tra virgolette, la nuova cultura filosofica, tra virgolette, insomma, quella dei dialettici di fine XI secolo, inizio XII, Abelardo, che però non sono monaci, ma sono canonici regolari, e anche questo ha la sua importanza. Però i monaci, sono rigorosissimi, eccetera, i monaci sono anche, come il monaco descritto da Chaucer nei racconti di Canterbury, che dice aveva l'aria ben pasciuta, non sembrava un'anima in pena. Perché c'è anche questo. E così andando, adesso non ricordo nemmeno tutto, io soprattutto non ho nessuna cosa cartacea da poter scartabellare, ma vado un po' a memoria, vado tutto a memoria, e avviso tutti subito che all'interno di questo libro ci sono più nomi di quanti ci sono nei romanzi russi, come si diceva una volta. Per fare l'indice dei nomi sono diventato scemo. Quando sono diventato scemo, mi sono detto: ma chi me l'ha fatto? Ma perché ce l'ho messo? Ma perché? E così, diciamo, altre cose. Ho anche fatto una sezione mondi nascosti, mi sembra. Cioè, allora, ho dato grande importanza alla geografia. Attraverso la geografia, o passando per la geografia, la creazione dei regni e dei nuovi regni. E qui, che è una mia fissa da qualche anno, ho dato molto rilievo a quello che succede nella penisola iberica, perché è una storia complicatissima, quella della creazione del regno di Leon Castiglia, che diciamo, non sono sicuro, so per certo che in Italia è pochissimo conosciuta, pochissimo praticata, ed è il motivo per cui ho insistito per andare a parlare la prossima settimana di Spoletina del 24 proprio sulla penisola iberica, anche perché attraverso la penisola iberica passano altre cose, tipo il concetto, cos'è la Reconquista, la famosa Reconquista, no? Che noi, cos'è la Reconquista? Credo di aver scritto, bella domanda, certo che lo sappiamo. No, in realtà non lo sappiamo, perché la Reconquista è la parola stessa, prima di tutto non è una parola medievale, ma moderna. In secondo luogo, viene applicata per la prima volta per questioni relative all'America Latina, all'attuale America Latina, cioè l'impero spagnolo americano, e non ha niente a che vedere con la riconquista della penisola iberica sui musulmani, contro i musulmani. E poi è una dimensione che si precisa mano a mano, questo sì lo posso anticipare perché tanto. Perché è suggerita dalle contingenze, vale a dire dall'invasione napoleonica. Diciamo, la Reconquista, nel nome della cristianità contro gli infedeli e nel nome del re, allora, contro gli infedeli perché i francesi erano notoriamente atei libertini, quindi. Per la cristianità, perché Napoleone aveva, come si sa, abolito l'Inquisizione e moltissimi vescovi e arcivescovi erano stati cacciati via in Spagna. E nel nome dei re, perché i Borbone,
semplicemente per restaurare i Borbone. Poi tutto questo si complica nel corso dell'Ottocento. La parola pian piano si afferma, diventa quasi d'uso comune, però non è ancora non costituisce ancora l'identità della storia della Spagna. O, sia chiaro, poi Reconquista vale soltanto per la Spagna, per il Regno di Spagna, perché in Portogallo non c'è. La Catalogna, giusto così, ecco, poi e poi. Nel 1890, dopo il 1898, cioè con la perdita definitiva dell'impero spagnolo dopo la guerra ispano-americana, la perdita di Cuba, la Reconquista viene assunta, cioè la Spagna, gli intellettuali sono disperati perché l'identità della Spagna fino ad allora era stata non quella della riconquista da parte dei cristiani, della riconquista della penisola iberica. Comunque venisse considerata la penisola iberica perché almeno fino al 500 era considerato un triangolo, triangolare. Si vede a Siviglia, negli arazzi che ci sono all'Alcázar di Siviglia. Non la ripresa della Spagna, della penisola, ma era l'identità spagnola era la Hispanidad era sui mari, l'impero, il grandissimo, enorme, stranissimo, come diceva Americo Castro, impero sui mari. Ma una volta che perdono le Filippine e Cuba, l'impero sui mari non c'è più, e non c'è più la Hispanidad, allora salta fuori che da Menéndez Pidal in poi, con l'editore del Cantare del mio figlio, insomma, da Menéndez Pidal in poi, l'identità spagnola viene ricercata all'interno della Reconquista e via dicendo. Questo, per esempio, è una di quelle cose che sono abbastanza sicuro potrebbe suonare nuova o abbastanza nuova a chi legge questo libretto, che poi è pieno di nomi, ma è piccolino, sarà 120 pagine, non so, una roba così, è piccolo assai. E perché so queste cose della Reconquista? Perché ho utilizzato dei lavori di un collega e amico messicano, un libro sulla idea di Reconquista uscito nel 2011, che in Italia pochi hanno visto. E allo stesso modo, per esempio, ho usato molti lavori di giovani storici, giovani anche giovanissimi, tipo per l'espansione di Cluny in Inghilterra, che ha tutta una sua fisionomia molto importante. Ho usato una poderosa tesi di laurea fatta da un giovanissimo studioso di Venezia, che ha 23 anni, Luca Barison, e l'ho citato ovviamente. Per l'ethos nobile, per il modo di vedere le cose da parte dei nobili, perché chiaramente, essendo medioevo, cioè, non medioevo che fai, non parli dei cavalieri e della cavalleria, ci mancherebbe. Ho usato un libro che adesso sta uscendo in Argentina di Federico Asís González, che vabbè, è quasi allievo mio, ma insomma è un libro che conoscevo bene perché l'ho letto man mano che lo scriveva, l'ho aggiustato, sono dato dei suggerimenti, così. E ovviamente per i Templari, il libro di Jacopo Mordenti, chapeau, cioè, chi poteva, così come per Urbano II, il libro di Musara. Cioè, il libro è piccolino, ma ho cercato di aggiornare, di renderlo il più aggiornato possibile secondo le mie capacità. Più o meno questo, poi non so, altre cose. Sto pensando cos'è che potrei ricordarmi che ho messo per far venire più l'acquolina in bocca ai lettori, ma
ma adesso non mi ricordo. Prova a lanciarmi, fai una cosa, Maurizio, prova a lanciarmi tu degli argomenti, dei temi che te ti potrebbero interessare, ti dico se ne ho parlato, no, ecco. Sì, stavo scorrendo un attimo le note del volume e già lì c'è praticamente tutto, no? Perché tu si dice per orientarsi in un medioevo spesso invisibile a occhio nudo, ma che sottende tutta la nostra storia, bisogna quindi immergersi nel passato con un inventario d'autore e seguirne i percorsi. Fatti di storie, personaggi, luoghi e intersezioni, cercando di dipanare una fitta trama di false credenze. Il risultato è il viaggio inusuale e sorprendente che ci propone questo libro. Quindi tu già da qui puoi capire cosa ti trovi davanti. Allora, per esempio, ho fatto controllare anche alla mia amica Muzzarelli, perché un capitolo o un paragrafo, cioè dipende come si vogliono chiamare, sulle donne nel Medioevo, la situazione delle donne, quelle potenti e quelle meno potenti, il mercato ma dei matrimoni, il mercato matrimoniale, l'amore. Amore o non amore, erano cose che già avevo toccato, mamma mia, una ventina di anni fa, mamma mia. Però diciamo, le ho riviste riprese, io avevo, quando ho cominciato a scriverlo, avevo soltanto, diciamo, una idea generale, no? Di solito quando mi metto a scrivere un libro, per la maledizione dei miei lettori, oltre che dei miei editori, ho una struttura, ho già una struttura di base di testa. Invece questo libro, una volta precisati i primi due o tre percorsi, poi in un certo senso mi sono anche lasciato guidare da quello che mi suggerivano. Ed è anche per questo che faccio un po' fatica, non dico orientarmi, ma orientarmi nella memoria. Se sperando che non si perda la trasmissione, dato che io da qualche parte nel computer ho l'indice dei percorsi, vado a vederlo, lo apro un momento, non so, dimmi tu. Ma, Vediamo. no, io lascerei che fossero i lettori a scoprirlo, perché è un libro che credo si possa leggere per capire, no, che cos'è questa parola medioevo che poi tanto ci tormenta e ci appassiona, perché ha questo doppia lettura, no? Mai Che tanto esistito un Medioevo, c'è chi ne dubita, no? E già. se è esistito, cos'è stato? E poi quale Medioevo? Il nostro italiano, quello europeo, il Medioevo del resto del mondo? Ecco, quello diciamo, ho evitato di fare ho evitato di il medioevo giapponese, quello che si chiama medioevo giapponese o il medioevo cinese. Non... Medioevo è una dimensione europea, soltanto europea, secondo me. Sarò, come dice, sarò eurocentrico, ma è una dimensione soltanto europea. Poi vuol dire soltanto età di mezzo, quindi età di mezzo fra cose. Però è all'interno del Medioevo, cioè all'interno del Medioevo, non è un periodo, insomma, Italia medievale, gli amici di Italia medievale lo sanno, lo sappiamo tutti quanti, dura 1.000 anni. Mille anni cambia il mondo. Ovviamente cambia il mondo, non può non cambiare il mondo. Per esempio, allora, la Terra Santa. Gli ebrei. Il problema degli ebrei non è un problema mica piccolo, anche perché
è un problema molto delicato. Cioè, ci ho messo un po' tutto. Un po' tutto del poco che so. Non fare il modesto che. No, non faccio il modesto, lo so che più leggo cose, mi capita di dover leggere perché continuo a lavorare e più vedo che, mamma mia, quante poche cose so e quante ne ho sbagliate. Quindi, cioè, dal punto di vista scientifico, anche nella vita, ma non c'entra niente, dal punto di vista scientifico, tra virgolette, quante ne ho sbagliate. Comunque, è un testo che io mi sento di consigliare perché può aiutare a comprendere, no? A capire che cos'è stato questo benedetto Medioevo. Fra l'altro, sono 160 pagine per 15 Ah. euro e se si acquista online sul sito dell'editore, che è Carocci, c'è pure il 5% di sconto, quindi potete già farlo anche perché in libreria arriverà il 23 di giugno, mi pare di ricordare. Quindi Per cui non mi arricchisco in ogni caso. no, no, ma Non mi difficilmente ci si arricchisce difficile. con la Comunque, grazie per la saggistica. fiducia, perché magari il libro è brutto, sai, io ti ringrazio molto per la tua fiducia perché lo stai dicendo a scatola chiusa. Poi magari lo apri e dici, Madonna mia, e vai in bagno a vomitare, ecco. Non credo proprio, sarebbe la prima volta con uno dei tuoi saggi, quindi Oh, vabbè, grazie. figurati. Qui siamo alla piaggeria più totale, ma Sì, comunque è una tutto. cosa che penso davvero. È brutto Va tutto. bene, allora io ricordo ancora il titolo a tutti i nostri videoascoltatori, così possono decidere cosa fare. Il titolo è Inventario Medievale. Ah, la copertina è bellissima. Poi Sì, la copertina è il molto titolo bella e non è mio, ma io coi titoli non ci ho mai preso, e ha ragione l'editore, quindi uno. E la copertina e il copertina titolo è molto bella. sono belli sia il titolo che la copertina, che fra l'altro avranno modo di vedere nel video che pubblicheremo su YouTube e quindi se ne renderanno conto. Vi ricordo l'editore Carocci, dove potete acquistarlo online con lo sconto e per ora io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito a presentare questo tuo nuovo lavoro. Grazie ancora. Io ringrazio te e voi tutti, è stata una maniera migliore di avviare l'avventura di questo libro. Quindi grazie, 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 come sempre poi. Regne